Abbiamo visto nello scorso video come fare questo profilo, il nostro primo profilo con Idea Maker 3.1.7. Questo è un nuovo slicer, lo sapete già perché state guardando tutti i video uno dietro l'altro, ma è uno slicer che è molto molto interessante per quelli che vedono questo video per la prima volta senza aver visto gli altri. Vi consiglio di cominciare da capo, vi consiglio di cominciare a utilizzare questo slicer solo se avete 5-6 mesi di esperienza di stampa 3D. Oggi il profilo che abbiamo fatto, siccome sono perfezionista, lo vogliamo perfezionare. Quindi selezioniamo l'ingranaggio, selezioniamo il profilo che abbiamo creato l'altra volta e editiamolo. Cliccando sopra io posso rinominarlo, ora lo voglio perfezionare facendo cosa? Voglio fare in modo che questo profilo riesca ad essere ottimo per sia dei componenti e degli ingranaggi di piccole dimensioni, sia per ingranaggi e comunque componentistica di grandi dimensioni. Come faccio? Vado subito in avanzato e vediamo il modo. Rivediamo un secondo un po' tutti i valori. Imposto come altezza dello strato 0,15. Utilizziamo quindi il profilo per oggetti che non superano le dimensioni di 10x10x10 cm. All'incirca 0,15 per un oggetto simile vi fa perdere non più di una giornata. Come numero delle pareti lo lasciamo così perché tanto lo modificheremo poi e vi farò vedere come intervenire a livello più generale su alcuni parametri. Poi andiamo sul primo layer. Il primo layer lo lascio a 0,2, perché sia di grosse sia di piccole dimensioni, il primo strato da 0,2 va bene. Metterei un 20 mm per secondo perché per sicurezza vi voglio lasciare un po' di agio per allineare il primo strato e teniamo 105 come sovrafflusso. Sulla velocità di stampa ritoccherei un attimo, considerato che questo oggetto potrebbe essere anche medio. Andiamo sulla velocità di stampa base e la lasciamo sui 50 mm al secondo. La parete interna la alzo a 50 mm al secondo e la parete esterna la porto a 40 mm al secondo. Quindi alzo un po' le velocità e quindi rendo questo parametro utile anche per gli oggetti di grosso formato. Sotto abbiamo movimento della sezione che lo lasciamo così e andiamo nella sezione extruder. Come ugello teniamo 1,04 che è sempre lo standard, poi come ritrazione la teniamo sempre abilitata ed i parametri rimangono tali. Questi parametri qua vanno bene per le mie stampanti che hanno un estrusore Bowden, cioè c'è un cannettino di PTFE che distanzia l'estrusore dall'ottenne. Se però avete una stampante con estrusore diretto, questo valore dovete assolutamente portarlo a 2,5 o 3. Sulla sezione dell'infill, la densità di riempimento la modificheremo successivamente. Vi farò vedere questo trucco per utilizzare un profilo per più dimensioni. Come infill speed alzerei perché sono oggetti che magari devono andare anche un attimo più veloci. Questo qua è un profilo che deve anche andare un po' veloce. Poi c'è il flusso del riempimento interno, va bene 98. Il riempimento lo voglio come lo lascio a griglia, a vostro piacimento potete modificarlo. Per quanto riguarda lo strato superiore e inferiore, visto che stiamo parlando di un oggetto o totalmente pieno o molto vuoto, tenderei a tenerle alte. In caso stampassimo quindi oggetti un po' grossi, ovvero 10x10x10 cm, e scaricassi un po' il riempimento, la parte superiore e la parte inferiore voglio che sia da 25 mm. Cioè che ci sia un buon perimetro esterno sopra e un buon perimetro esterno sotto. La velocità di questi valori, di questi strati che abbiamo appena fatto, la tengo a 50 per non aumentare troppo l'attesa. Il riempimento dello spessore alto e spessore basso lo lascio al 100%. Il riempimento
o comunque, scusatemi, il flusso. Come supporto tenderei a utilizzare delle distanze un po' scarse, nel senso che questo profilo qua è fatto non per oggetti organici tipo statue, ma è fatto per cose molto quadrate, ovvero componenti meccanici. Di conseguenza, il supporto non voglio che sia troppo aderente al mio oggetto e non voglio che sia comunque troppo staccato. Utilizziamo una distanza, quindi offset, che vuol dire X e Y del supporto di 0,6. Questo 0,6 vuol dire che il supporto è distante dal mio oggetto di 6 decimi di millimetro. Come angolo di sporgenza alzerei fino a 65, perché? Perché tanto se avete una buona ventilazione, la impostate bene, il materiale viene essiccato lì dov'è. La densità del supporto, trattandosi di oggetti o piccoli o medi, tenderei a lasciarla comunque alta. Tenderei a lasciare un 28, che è una buona media fra 35 e 15. 15 è il riempimento che si utilizza per un oggetto medio, 35 è il riempimento che si utilizza per un oggetto piccolo. Il flusso del supporto, essendo un supporto fitto, tenderei ad abbassarlo. Tenderei a utilizzare un flusso del supporto di 90, 91, anzi facciamo 92, in modo da dargli qualche punto in meno, in modo da far sì che si stacchi più semplicemente, ma che comunque sorregga bene l'oggetto. Andiamo poi alla adesione. Se state stampando un oggetto, un componente meccanico medio piccolo, io utilizzerei solo ed esclusivamente la linea esterna, senza brim. Eventualmente, per sicurezza, anzi, vi metterei di base standard, che poi potete benissimo modificare più avanti, però utilizzerei forse, anzi al posto che una linea esterna, per questioni di aderenza, un brim da 3 linee. Semplicemente 3 linee esterne al mio oggetto. In questo modo farò semplice, cioè non avrò difficoltà a pulire l'oggetto con un taglierino sbavandolo. Se ho un oggetto con troppe cose sul primo strato, devo assolutamente togliere il brim in modo da non dover diventare matto per pulirlo. Ora, per sicurezza e garantire l'adesione, ma non sporcare troppo l'oggetto, mettiamo 3 linee di brim. Come ventilazione è importantissima tenere questi parametri che abbiamo visto l'altra volta. Tenderei ad aumentare solo al numero 20 la ventilazione, ad eliminare questa, mettermi dentro sempre al livello 20, ma al posto che 50 farei un 70%. Aggiungo e mi si posiziona qua, perché non voglio rischiare che alcune parti vicino al piano di stampa vengano sbavate, quindi la ventilazione la alzo già dai 20 livelli in poi, molto alta. Importantissimo poi mantenerla al 100% per tutta la stampa. Essendo questo un componente, ed essendo un componente che deve resistere, lo stamperei con il PL Plus, come vi avevo già fatto notare nell'altro video, e l'estrusione va a 215. Abbiamo quindi sistemato appena appena il profilo che abbiamo fatto l'altra volta. Avete visto che cosa? Che ho ritoccato alcune due o tre cose che sono interessanti, nel senso che vi hanno fatto ragionare su quelle due o tre quei piccoli dettagli che per me fanno la differenza. Cliccando su OK, io salvo i miei profili, li ho sovrascritti. Il nome del mio profilo non sarà più ingranaggi e piccoli componenti, ma sarà semplicemente componenti. Per i componenti io utilizzo questo template qua, salvo e lo chiudo. Questo ora io posso editarlo ancora e dirgli: se sto stampando per esempio un oggetto grosso, io gli scrivo il 20% e automaticamente, salvando e chiudendo, il riempimento sarà impostato al 20%. Questo vuol dire che, modificando solo questo parametro qua, io interverrò solo sul riempimento, senza dover ogni volta entrare nei parametri avanzati. Se per esempio sto stampando un oggetto sempre grosso e da 10x10x10 e deve essere un componente, il riempimento non lo farò al 100% perché ci impiego troppo, ma utilizzerò per esempio un 25% e utilizzerò una parete molto più larga di quella che utilizzavo prima, ovvero se prima io utilizzavo una parete, adesso per il componente ne utilizzo 5, perché le dimensioni sono maggiorate e il riempimento l'ho tolto un po'.
Qua io posso dirgli mettimi solo il brim o eventualmente se l'oggetto è un oggetto, come ho detto prima, molto complesso dal lato in cui appoggia al piano di stampa, per esempio se c'è una scritta, il brim lo potete togliere molto semplicemente mettendo non e potete farlo sempre senza entrando nei comandi avanzati. Come supporto potete mettere niente o potete mettere tutti. Io terrei sempre tutti e guarderei lo slicing. Se non serve tanto il supporto non viene messo. Se invece viene messo ma voi non lo volete, potete comunque disattivarlo. Questi quattro parametri sono importantissimi per modificare appena appena il parametro che avete creato e ottenere un G-code perfetto. Da oggi quindi voi potete installare Idea Maker, scaricare nel link che vi lascio nella descrizione del video questo profilo, lo scaricherò e lo metterò pubblico. In modo che voi possiate inserire un componente, selezionare questo slicing, questo insieme di parametri, andare in slicing, controllare come esce l'oggetto e stampare. È un modo per non farvi fare il file da stampa e farvi perdere mezz'ora. È il modo per rendere più automatico lo slicing. Io credo che rendere automatico lo slicing, come rendere automatiche le stampanti, sia fondamentale per far sì che il settore della stampa 3D si sviluppi sempre più. Se questo video ti è piaciuto, condividilo, fammi sapere che cosa ne pensi, lascia un commento, positivo o negativo che sia. Canale Marco Ardesi, dedicato alla stampa 3D, alla prossima. Se questi video ti sono piaciuti, metti un bel like, soprattutto condividilo, spero di riuscire a dare delle informazioni interessanti a tutti quelli che si avvicinano alla stampa 3D.